Buongiorno, oggi è lunedì 8 giugno del 2015. Stamattina parleremo di qualcosa che è successo all'Apostolo Paolo quando è arrivato sull'isola di Malta. È descritto in Atti degli Apostoli al capitolo 28, dal versetto 3 al 5 in maniera particolare. Sicuramente ricorderete il naufragio di Paolo, non solo di Paolo, ma della nave che lo stava trasportando a Roma per portarlo davanti a Cesare, perché lui si era appellato a Cesare, e fanno questo naufragio in questo viaggio lunghissimo in nave verso Roma, e in questo naufragio rischiano tutti la vita, ma Dio dà una parola a Paolo dicendogli che la sua vita, che la vita di tutte le persone, saranno salvate. E allora, in un modo o in un altro, insomma, loro approdano sull'isola di Malta, riescono ad approdare su quest'isola, bellissima Malta, stupenda. Ed è scritto al versetto 3 che erano chiaramente infreddoliti, tutti inzuppati. Paolo, furono accolti calorosamente dal popolo maltese, e Paolo raccolse un fascio di legna secca. E dice che quando lui raccolse questo fascio di legna e lo mise sopra il fuoco, accese il fuoco, uscì una vipera, e questa vipera gli si attaccò alla mano. Quando gli abitanti di Malta videro questo episodio, dissero: quest'uomo deve avere qualche maledizione particolare, deve essere sicuramente un omicida. Perché un omicida? Perché è scampato al naufragio e ora Dio lo sta giustiziando, Dio non lo lascia andare. Guarda, una vipera attaccata alla mano. Ed è scritto al versetto 5 che Paolo scosse la vipera nel fuoco e non ne ebbe alcun male. Dice che tutti cominciarono a guardarlo, perché tutti si aspettavano che gonfiasse e che cadesse per morto, mentre in realtà Paolo era tranquillo, era tranquillo. E gli abitanti del paese cambiarono subito idea, da che dissero che era un uomo giudicato da Dio, che era un omicida, che la giustizia di Dio lo stava perseguitando. Dice addirittura al versetto 6, al versetto 7, che lo reputarono come un Dio. E questo diede anche l'opportunità a Paolo di poter predicare il Vangelo ad uno dei capi dell'isola di Malta, che addirittura era malato, era in fin di vita, fu guarito grazie alla preghiera di Paolo, alla fede di Paolo, e ci fu una grandissima raccolta. Dio operò in maniera straordinaria proprio nell'isola di Malta. Cosa voglio dire con questo? Che quando Paolo prese questo fascio di legna secca, la vipera era là dentro, e la vipera non si sarebbe mai manifestata se quel fascio di legna secca non fosse stato messo nel fuoco. Quando si accende un fuoco, le vipere saltano fuori. Quando accendi un fuoco, in un modo o in un altro dà fastidio. Ora, vorrei dire questo, che molto spesso il giudizio delle persone è determinato dagli eventi. Le persone probabilmente ti criticheranno oppure ti innalzeranno, ed è molto, ed è una cosa normale. Sono degli eventi sociologici, sono delle situazioni che riguardano la società, ma che riguardano l'uomo in tutti i tempi. Sono delle cose normali, la gente ti giudica se sta succedendo qualcosa di brutto nella tua vita, se sta succedendo qualcosa di tremendo nella tua vita. È il naufragio, è la vipera che si attacca alla mano, e forse ti stai rispecchiando in questo momento su questa parola, nel senso che ci sono delle situazioni che si stanno accanendo un pochettino nei tuoi verso di te, nei tuoi confronti, e addirittura tu stesso o tu stessa sei arrivato a pensare che Dio è arrabbiato con te, che Dio ce l'ha con te, che Dio ti sta giudicando per qualcosa, no? E sicuramente non verrai molto aiutato, probabilmente, dalle persone accanto a te che subito sono pronte a giudicare le situazioni e le circostanze che si abbattono nella tua vita. Le persone ti criticheranno, le persone ti diranno:
determinate cose, non ha importanza. Come ha fatto Paolo, fai anche tu. Scuoti tutto nel fuoco. Le serpi che si attaccano, la mano, in qualunque parte del corpo, non ha importanza. Scuotile nel fuoco. La Bibbia dice che abbiamo l'unzione di Dio dentro di noi. E l'unzione di Dio, quando veniva versata nel candelabro, veniva versato solo per un motivo. Veniva versato per accendere il fuoco. L'olio che ti è stato dato per accenderlo. L'olio che ti è stato dato per accendere un fuoco, per riscaldare, per fare luce. Non trattenere l'unzione dentro di te e non renderla inefficace. Accendila nel nome di Gesù. Lascia che lo Spirito Santo parli dentro di te. Lascia che lo Spirito Santo possa ministrare nella tua vita. Lascia che questa scintilla in un modo o in un altro possa accendere l'olio che già è dentro di te. Dio non ti deve ungere. Giovanni dice nella sua lettera più volte: voi avete l'unzione dal Santo e l'unzione che avete ricevuta da Lui dimora in voi. Essa non è menzogna, ma è verità, ci insegna a dimorare in Cristo e ci guida nella nostra vita quotidiana. Quindi non dare importanza a quello che gli altri possono dire, se ti stanno giudicando per qualcosa che sta succedendo nella tua vita. Scuoti tutto nel fuoco, scuoti le serpe nel fuoco, e gli altri si aspetteranno che tu morirai, gli altri si aspetteranno che in un modo o in un altro Dio ti giudicherà, mentre in realtà non solo Dio non ti giudicherà, Dio si servirà di te e Dio attraverso di te sconvolgerà la mente dei religiosi e la mente di coloro che magari hanno un concetto sbagliato di Dio, e probabilmente attraverso di te le persone potranno non solo ricredersi nei tuoi confronti, che alla fine non è questo quello che è la cosa più importante, ma il fatto che possano riconoscere che alla fine Dio è un Dio di grazia, è un Dio di misericordia, un padre meraviglioso che non attacca i suoi figli, che non giudica i suoi figli, che non condanna i suoi figli, ma che anzi li protegge, li custodisce, li solleva, li rialza, dà loro speranza, un futuro, dà loro fede, dà loro proposito, mette davanti a loro delle porte che si aprono e che nessuno potrà chiudere. Quindi scuoti tutto nel fuoco, vivi questa giornata nel fuoco dello Spirito Santo. Lui è con te, Lui non è contro di te, Lui non solo è con te, Lui è per te, Lui fa il tifo per te, Lui non ti fa lo sgambetto.